Allora, com'è stata la partenza? Dopo avrai un po' più di aderenza, ma ora devi scaldare le gomme e ricorda di scaldare anche i freni. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attendi i semafori. Scocca ha preso una botta, ma nulla di serio.
sottoscocca è un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Possiamo usare il DRS, DRS disponibile. Bandiera gialla. Bandiera verde. La virtual safety car è stata attivata. C'è un gruppo di auto ferme in mezzo alla pista. Modera la velocità. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 7,5 secondi. Distacco dall'auto davanti, 6,0 secondi. Attenzione, attenzione! Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Ok,
via libera. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Fa attenzione. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro.
pista è libera, bandiera verde. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme morbide. Adesso sei nella top 10, continua così. Il distacco dalla vettura davanti è 1,8 secondi.
Vai, vai ora. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Bandiera verde. Il distacco dalla vettura che ti precede è 10,2 secondi. Il pilota che ti precede ha un vantaggio di 10 secondi. Distacco dall'auto dietro, 2,8 secondi. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta.
Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Accelera un po', per favore. Devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. Accodati agli avversari, stai restando troppo indietro. Ricorda che la distanza dalla vettura che ti precede deve essere pari o inferiore a 10 auto. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Accelera un po', per favore. Devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo.
fatto, hai conquistato una posizione. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue. Gli rifili qualche secondo a giro. Hai raggiunto l'ottava posizione. Ok, via libera.
incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Fa attenzione. Ora puoi rientrare ai box. Attenzione, attenzione! Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Bandiera verde. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car per adesso. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Safety car in questo giro, safety car in questo giro. Assicuriamoci di mantenere le gomme in temperatura e ricorda, non sorpassare fino al momento giusto. Resta in posizione fino alle bandiere verdi. Ok, via libera. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro. Sei all'ultimo giro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri.